Esistono penne a forma di banana, a fungo, a bazooka, lunghi, corti e napoletani. Se sei curioso di sapere quanto sia il tuo affare partenopeo, ti consiglio di iscriverti al mio canale, attivare la campanella, seguirmi su Instagram, che figo, e sigla! Uè! Allora, se sei qui per la prima volta, questa è la rubrica dove rispondo a tre delle vostre domande che mi fate qua sotto nei commenti su Instagram e su Twitter. Devo ammettere che negli ultimi tempi state dando il meglio di voi. Partiamo dalla domanda più soft fino a raggiungere quella più piccante. Domanda numero 1. Che cos'è il pene napoletano? Lo conosci? Quando ho letto per la prima volta questa domanda, ho pensato che fosse una trollata o che qualcuno mi volesse far vedere un pene napoletano, ma napoletano come quello fiorentino, quello romano, quello di tutta Italia. E allora l'ho lasciato lì. Poi, quando è giunto il momento di scrivere questo video, mi sono andata a documentare. Esiste veramente il pene napoletano? Sì. Appena ho appurato dell'esistenza di questo pene napoletano, ho subito iniziato a pensare, beh, l'avranno chiamato così perché erutta come il Vesuvio, viene utilizzato come ingrediente segreto per la pizza, oppure perché te lo danno di contrabbando. Beh, in realtà non è niente di tutto questo. E l'unica cosa che sappiamo dell'origine del nome è che viene dallo slang americano Napolitan Penis. Ma cos'è questo Napolitan Penis? È un tipo di membro caratterizzato da due differenti colori, uno più scuro e uno più chiaro in cima. So che avete pensato alla bandiera del Napoli, bianco-azzurro. In verità la tonalità della pelle del membro più scura è normalissima, mentre nel caso del Napolitan Penis il corpo dell'affare è scuro e la punta chiara. È un po' raro. E infatti si presenta soprattutto nei casi in cui viene circonciso. Invece nei peni naturali questa caratteristica è molto molto rara. Quindi l'unico consiglio che ti do è quello di andare allo specchio, buttarti giù i pantaloni e guardare se il tuo affare appartiene alla categoria peni napoletani. Altra domanda: qual è la differenza tra un orgasmo che provi durante una tua live su Chaturbate e un orgasmo con un partner? Allora, perché mi fate queste domande? Sono due cose totalmente differenti. La prima è più una cosa personale, o meglio, mi eccito per quanto riguarda il fatto che ci sia qualcuno dall'altra parte che mi stia guardando, quindi forse lì appare un po' il mio lato più esibizionista. Però alla fine godo utilizzando dei sex toys, che sono totalmente differenti dal prendere qualcosa di ciccia. Perché moltissime persone pensano, tu godi con i sex toys e allora non te ne frega niente delle cose reali. Sono due cose totalmente differenti. La prima lo utilizzo un sex toys e di conseguenza è anche un pochino più fredda la cosa. Quando stai in compagnia con un'altra persona, oltre a ricevere l'affare, si crea tutta un'atmosfera e un'empatia con l'altra persona che è superiore. Quindi, a me piacciono entrambi, però quando ho una persona lì fisica, che sia una ragazza o un ragazzo, godo tanto. Spero di aver risposto in qualche modo. Passiamo alla prossima domanda. Candy, cos'è meglio per te tra l'orgasmo anale e quello vaginale? La scelta è veramente difficile, partendo dal presupposto che questi due tipi di orgasmi sono totalmente differenti. Da una parte c'è quello vaginale, che consiste nella stimolazione del clitoride oppure nella penetrazione fino al raggiungimento del punto G, dall'altra parte invece c'è quello anale, che invece consiste nell'andare a stimolare un'altra zona erogena, particolarmente eccitante. Mi piacciono entrambi, però ecco, quello vaginale è qualcosa di magari più romantico, più da situazione particolare, più empatia col proprio partner, mentre per
quanto riguarda quello anale, invece è più una cosa eccitante per quanto mi riguarda, perché allo stesso tempo mi posso sia stimolare davanti che ricevere dietro, e quindi questo mi crea un grande godimento e mi fa anche squirtare spesso, più di una volta. Quindi tra i due preferisco quello anale. Allora ragazzi, questi sono i metodi con cui supportare il mio canale e quello che faccio. A questo punto ci vediamo mercoledì prossimo alle 18 con un ospite speciale. Ciao!